Iniziamo questo tempo quaresimale, mercoledì 13 inizierà la quaresima, con il mercoledì delle ceneri appunto, e dobbiamo vedere in esso un cammino, con una meta ben precisa, altrimenti la quaresima sarà soltanto un peso. Come dicevo nell'omelia la notte di Natale, è come un pastrano, cioè la fede è soltanto un peso che opprime la tua libertà, e non è invece quello che dovrebbe essere, la realizzazione di te stesso. Se tutto questo lo vivi non più come una scelta, ma come un sacco che si riempie di vuoto. Ed è importante allora in questo momento di quaresima, un tempo forte, come anche lo è l'avvento, di iniziare a riflettere e ripensare l'educazione che abbiamo ricevuto riguardo a questo tempo. Diceva Don Giussani, un'esperienza molto bella, un termine molto bello: se la quaresima non la viviamo per quella che è, rischia di diventare soltanto nominalismo. Trattiamo il mese di agosto come se fosse settembre e viceversa, senza rendersi conto che questo tempo è un tempo diverso. È un tempo innanzitutto di penitenza, che purtroppo, seguendo i nostri preconcetti culturali, quando parliamo di penitenza la paragoniamo a qualcosa di negativo. Invece il termine penitenza, in tedesco Bussen, se non mi sbaglio si dice in questo modo, significa diversamente, significa riparare, sanare. La quaresima appunto è un'occasione di conversione, in cui si dà il meglio di se stessi per migliorare. È un cammino verso la Pasqua, la festa che ci indica la rinascita vera dell'uomo. Pensiamo di essere come il popolo di Israele, che compie questo cammino, il cammino dell'Esodo. La liturgia della parola della veglia di Pasqua riprende questo cammino. Ed esso si conclude nell'arrivare alla terra promessa. Qual è la nostra terra promessa? In questo tempo, questo Esodo, questo cammino nel reale, che consapevolmente iniziamo, lo iniziamo con una compagnia, per approdare appunto alla terra promessa vera, la terra promessa che è il regno di Dio. Come vivere questo tempo, che è un tempo di conversione? Molte volte anche a me mi hanno sempre insegnato che la conversione è cambiare strada, ma in realtà la conversione non è cambiare strada. Basta dire che oggi come oggi, molte volte, tante persone pensano che cambiare strada sia la via più facile: non vado d'accordo con mia moglie, mio marito, divorziamo, non mi piace questo lavoro, lo cambio, non mi piace fare in questo modo, vado da un'altra parte, rifiutando sempre così di assumersi una responsabilità del vivere il reale per quello che è. Il termine più bello di conversione me l'ha insegnato Don Giussani, quando diceva che la conversione non è vivere una realtà diversa, ma vivere diversamente la realtà. Considerare in modo più attento la strada che intraprendiamo ogni giorno. È molto bello, lo diceva anche un autore, David Russell: la cosa più difficile da imparare nella vita è quale ponte attraversare e quale bruciare. Siamo chiamati a interrogarci su quale destino, la vocazione che Dio ha scelto per me. E la penitenza ci aiuta, perché ci fa scoprire il vero dono della vita, la libertà, che si gusta soprattutto se impariamo a vivere la virtù della povertà. La penitenza è innanzitutto silenzio, altrimenti rischiamo sempre di più di seguire la massa e non ci porremo più la domanda capitale della vita. Scriveva Platone nel libro Fedone: il non esaminare da un punto di vista critico le cose che si sono dette, il lasciar perdere il problema prima di averlo indagato sotto ogni aspetto, sia proprio dell'uomo da poco. La quaresima appunto ci invita ad andare oltre, in un certo senso a studiare, a non fermarci, a riflettere seriamente sul nostro rapporto con Dio. Come appunto insegna il greco metanoia, conversione, significa ripensare, pensare in modo diverso,
E innanzitutto la conversione inizia dal pensiero. L'uomo umano diventa ciò che pensa. Ed è naturale giudicare la nostra realtà partendo dai nostri preconcetti. Questo è naturale. I preconcetti, il pregiudizio è naturale nell'uomo. Noi vediamo la verità in base all'esperienza che abbiamo dietro la nostra cultura, la nostra vita di ogni giorno che si è accumulata in questi anni. L'errore sta nell'assolutizzare i preconcetti che formano anche la nostra esperienza. Ebbene, ora ci viene proposta l'occasione quaresimale ad offrire la nostra fragilità a Dio, ad iniziare ad amare la verità per quella che è. E la verità, come ci insegna il nostro Papa, è una persona, Cristo. E in questo tempo quaresimale, tempo anche di digiuno e di astinenza, colgo l'occasione per riprendere sempre di più un catechismo che molte volte è stato un po' parafrasato. Ricordo che il digiuno significa rinunciare a tante cose, non è soltanto il non mangiare carne o il non mangiare dolci, il non mangiare questo o meno. Il digiuno è rinunciare anche a un alimento o a un qualcosa che ti può gustare molto di più. E questa rinuncia ci aiuta per due motivi. Innanzitutto a comprendere nel corpo che significa aver fame. E poi questo digiuno deve essere legato alla carità, come anche all'astinenza. Il non mangiare carne il venerdì di Quaresima e il mercoledì delle ceneri significa che io non mangio qualcosa che vale, che costa, e quello che costa, quello che risparmio, lo do ai poveri. Se non è legato alla carità il digiuno e l'astinenza, penso che non servono a niente, in quanto non hanno il suo vero significato, si perde la sua originalità. Come diceva appunto prima, diventa soltanto nominalismo. Allora la parrocchia offre tre proposte per vivere questa carità. La prima è una proposta che viene dall'associazione Insieme, la vendita delle uova di Pasqua. Il ricavato di queste uova di Pasqua dell'Unità Alsi verrà devoluto per un'associazione, anzi una comunità di disabili a Favaco, nostri amici che ci incontriamo spesso durante l'anno, anche in occasione del campo con i disabili o i pellegrinaggi a Lourdes. Il ricavato di queste uova di Pasqua sarà utilizzato per comprare schiuma da barba, dentifrici, detersivi, tutto ciò che riguarda l'igiene personale. Infatti domenica 3 marzo si farà questa piccola esperienza di caritativa che abbiamo già fatto a Natale e vogliamo riprendere anche a Pasqua, in questo tempo c'è quaresimale, si farà questa visita e porteremo questi regali. Poi c'è la proposta parrocchiale. Mercoledì alle ceneri, durante la messa, ciò che si è risparmiato dal digiuno e dall'astinenza verrà devoluto per i poveri della parrocchia. Come già si sa, nella parrocchia è attivo il banco alimentare e si è pensato quest'anno, vista la povertà, le presenze di poveri che aumentano sempre di più in parrocchia e anche nelle parrocchie limitrofe, di integrare con alimenti il pacco che mensilmente viene dato ai poveri della comunità. Una terza proposta è a livello mondiale, che viene fatta dalla Caritas Diocesana. Domenica 10 marzo si svolgerà la giornata della carità e l'offerta verrà devoluta per i poveri del Ruanda. Il progetto è quello di ristrutturare 10 case di 10 famiglie povere, naturalmente, che sono state distrutte in occasione dell'alluvione che è avvenuto quest'anno nel Ruanda, in Africa. Colgo l'occasione per illustrarvi alcuni impegni della Quaresima. Innanzitutto, mercoledì delle ceneri, alle ore 18, si svolgerà la Santa Messa e l'imposizione delle Sacre Ceneri. Si farà apposta un orario abbastanza tardi, secondo le nostre abitudini è un po' tardi,
proprio per venire incontro a tutte le persone che lavorano a partecipare così alla Santa Messa. Ogni venerdì di Quaresima, quindi dal 15 febbraio in poi, alle ore 17 ci sarà la Santa Messa alla Via Crucis. La Via Crucis che verrà animata a turno dalle associazioni, movimenti, animata dalle varie classi del catechismo della parrocchia. Poi, domenica 3 marzo, come già vi avevo accennato prima, si farà questa piccola esperienza di caritativa agli amici di Favaco, amici di Sabri di Favaco. Poi, domenica 10 marzo, 11 e 12 marzo, ci saranno le 40 ore, i tre giorni di adorazione eucaristica. Domenica 10 marzo si svolgerà anche la giornata della carità e il ritiro parrocchiale. Sarà con noi domenica pomeriggio Don Francesco Passarelli, parroco di Monastrace, e domenica 12 marzo, la mattina, sarà con noi un altro sacerdote, il nostro vicario foraneo, Don Pasquale Gentile. Poi, sabato 16 marzo, e si anticipa per questioni pratiche, la festa civile di San Giuseppe. La sera di sabato ci sarà la festa civile dedicata al nostro santo patrono della Chiesa Universale. Domenica 17 marzo, nel pomeriggio, si celebrerà la festa del perdono con i fanciulli della quarta elementare. Poi, martedì 19 marzo, si svolgerà la festa religiosa di San Giuseppe. Si conclude la Quaresima con sabato 23 marzo, con le messe di precetto della scuola elementare, la mattina alle 9 con i bambini della scuola elementare e le loro mamme, e poi a mezzogiorno con i ragazzi della scuola media. Infine vorrei dare un avviso importante: martedì 5 marzo sarà con noi di nuovo il nostro vescovo Don Francesco Stabile, amico di Don Pino Puglisi, parroco nella diocesi di Palermo, e il direttore della Caritas Don Dino Piraino. In questa occasione verrà presentato il libro sul martirio di Don Pino Puglisi. Come già tanti di noi sapranno, il 25 maggio Don Pino Puglisi verrà beatificato. Il nostro vescovo è stato il postulatore della causa di beatificazione, verrà con noi, presenterà il libro e sarà mandato in convegno, sarà mandato in diretta sul web di Guardavalle online. E spero che tanti saremo presenti in questa occasione. Comunque, tutti gli altri avvisi, come sempre, sono comunicati, li troverete sul sito parrocchiale e nel giornalino anche parrocchiale che è stato distribuito, poi verrà ridistribuito in occasione delle 40 ore. E infine potete trovare tutto quanto, le notizie più importanti, sul calendario parrocchiale che è stato distribuito in quasi tutta la parrocchia, e spero che tutti quanti possiate guardarlo con una certa attenzione.